Siamo a bordo di una delle novità più attese qui al Salone di Parigi, la nuova Fiat 500X. Come sapete, verrà costruita a Melfi, è la cugina della Jeep Renegade, dato che condividono la stessa piattaforma e la stessa meccanica, ma rispetto al modello americano la 500X riprende le forme tipiche della city car torinese. Lunga 4,25 m, è in grado di accogliere fino a 4 passeggeri, dietro anche chi ha 1,80 m spazio per la testa e soprattutto un bagagliaio capiente, 350 litri. Le concorrenti dirette della 500X per stile sicuramente la Mini Countryman, ma anche modelli come la Nissan Juke e la Opel Mokka. In Italia sarà disponibile dall'inizio dell'anno prossimo e avremo non due ma ben tre motori con tre tipi di trazione. Si parte con un motore benzina 1.4 multi-air turbo da 140 cavalli oppure un 1.6 multijet da 120 cavalli abbinati alla trazione anteriore oppure a trazione anteriore con un dispositivo elettronico che simula un differenziale autobloccante. E il top di gamma 2.000 multijet turbo diesel da 140 cavalli abbinato al cambio automatico a 9 rapporti e alla trazione integrale. Per tutte le 500X inoltre c'è un comando sul tunnel centrale che permette di variare la risposta di sterzo, motore e freno in modo da adattare la vettura ai diversi percorsi.